cercando di coronare anche il sogno di amore. Un giornalista che scrive in una testata locale ha detto che a Emanuele l'abbiamo ammazzato tutti noi, ed è vero, forse col nostro lasciar perdere, col nostro facendo finta di non voler vedere, con la nostra indifferenza, forse sì, lo abbiamo ammazzato tutti noi. Però io voglio ringraziare quest'Aula che semivuota, però ha scelto di ascoltare la comunicazione che è toccata a me e al collega Petrini dare, affinché sia chiaro che in questo paese, anno 2016, di razzismo si muore. La ringrazio, onorevole Ricciardi, e ovviamente la Presidenza non può che unirsi alle considerazioni, soprattutto in relazione allo sgomento e all'indignazione per un atto di odio razzista come quello che si è consumato a Fermo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole L'Abbate, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il 22 gennaio scorso il Sole 24 Ore titolava con una dichiarazione del Premier Renzi: Monte Paschi di Siena è risanata, ora investire è un affare. La sera prima, ospite in TV nel salotto di Vespa Porta a Porta, ha dichiarato: oggi la banca è risanata e investire è un affare. Su Monte Paschi di Siena si è abbattuta la speculazione, ma è un bell'affare. Ha attraversato vicissitudini pazzesche, ma oggi è risanata, è un bel brand. Bene, dal 22 gennaio ad oggi i risparmiatori hanno perso il 60%. Presidente, il Premier Renzi ha truffato i risparmiatori italiani attirandoli in una vera e propria Sì, tonnara. la Questo pregherei è quello che è però, accaduto. onorevole L'Abbate, la pregherei, diciamo, che il Premier abbia truffato, mi sembra E un certo, tantino perché eccessivo in il quest'Aula, no? Premier, Vabbè. sapendo che Monte Paschi di Siena non è risanata, ha detto in TV di acquistare tranquillamente titoli di Monte Paschi di Siena perché è sicura. Questo significa truffare gli italiani, dargli in pasto alla speculazione. Allora, chi ha tutelato Renzi? A chi ha fatto guadagnare soldi sulle spalle dei risparmiatori? Allora, venga in aula a riferire sulla situazione disastrosa del Monte Paschi di Siena e sulle sue affermazioni fatte La in prossima TV volta appena vedo del grosso io arrivo. sulla prima rete pubblica. Grazie. Quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 7 luglio 2016, ore 9. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Previo esame e votazione della questione pregiudiziale di costituzionalità presentata, assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 3651. Alle ore 12:30, informativa urgente del Governo sull'attentato terroristico a Dacca. La seduta è tolta.